sfornirà e l'offerta non vedrà, gli incubi che tu avrai saranno una realtà. Ah!
ho visto tutto quanto, malignetti miei. Giù, pezzo, giù, ti prego. Molte grazie. Oh, guardate, una vera strega. Oh, fantastico, che meraviglia. Voi credete alle streghe? Splendido, splendido. Pezzo, vieni. Voglio farvi un regalo. Vi aiuterò a prendere i vostri dolci. Vera strega. Oh, fantastico, che meraviglia. Voi credete alle streghe? Splendido, splendido. Pezzo, vieni. Voglio farvi un regalo. Vi aiuterò. Handheld captured avatar. It also sports a 2.4-inch LCD screen that lets you watch back your 3D marvels without glasses. Also on board is a stereo microphone and a built-in LED light. You can still go old school with a Bloggy as it captures 1920 by 1080 MP4 video and 5 megapixel still shots. The 3D model of the Bloggy will come with 8GB of internal memory and it'll be available in April. DV recording requires a DV camcorder and a DV serial interface. Attach the switched off camcorder to the DV connection on your PC. Switch the camcorder to the video recorder or playback operating mode. Then click on the record button underneath the video monitor. Select digital video from the selection dialog. Check to see if a DV camera driver has been selected. Give your recording a logical name. Using the remote control buttons,
qui abbiamo un esempio di uso della Bloggy Sony 3D, complementata dell'MPO Magic Video Deluxe 17 Premium Pro. E invece per le foto un software libro che si trova mettendo come voce chiave MPO to Anaglyph, e così si può fare dei video per uso didattico, per uso sportivo, per uso ludico, per uso per il tempo libero in generale, per uso hobbistico. Vi saluto. E come motore di ricerca si può utilizzare secondo le proprie esigenze o Google, oppure Yahoo, che ha anche, cioè, in alternativa a porre tutti i video in forma di i quadri su colonna, il sistema Yahoo li mette in forma di elementi all'interno di una matrice che magari è più funzionale per una vista d'assieme, la quale matrice poi si può cambiare e vedere la serie di video successivi. La cosa interessante è che il sistema Google permette di trasformare un filmato in 3D in normale, semplicemente schiacciando questo bottone qua, che voglio farlo ritornare, riattivarlo e farlo venire in 3D. Vi saluto.